Hola amigos e benvenuti in questo nuovo episodio di Asphalt 8 Airborne. Quest'oggi con la voce, scusatemi perché al momento non so dove ho lasciato il microfono, comunque perché io registro in varie zone delle varie parti del mondo. Comunque siamo tornati in un nuovo episodio di Asphalt 8 e andiamo a finire le altre gare della prima stagione delle gare tag. Quest'oggi dobbiamo andare a fare le gare successive 14, 15, 16 e 17. Spero che le posso fare tutte quante. L'unico problema fisso del mio computer, ovviamente ormai lo sapete, è il lag. E il lag, cari miei, non posso fare niente perché, come vi avevo già detto, non posso farci niente perché il mio computer non può reggere sia la registrazione che il gioco contemporaneamente. Quindi anche a Minecraft mi va a 20 fps fissi, non è che se non registro non mi va a 20, cioè mi alzo di fps, no, 20 fps fissi. Quindi ragazzi, io direi di iniziare e quindi ci vediamo tra poco per dopo che abbiamo fatto queste altre 4 gare. Quindi si parte! I'm not afraid to die.
Ragazzi, aspettate un attimo, avevo stoppato un attimo la registrazione e quando ho riaperto il gioco, mi è uscita questa cosa, cioè ha fatto l'aggiornamento in questo piccolo tempo e guardate, è uscita di tutto, è uscito! Scopri nuove auto d'elite nel garage, le macchine apposta per me, certo! Per la prima volta puoi modificare tutti i parametri della tua auto, creando così il tuo bolide personale. Che cosa? Dalla Mazda RX-8 alla Devil Seven. La scelta aspetta te ora più che mai. Oh, devo andare subito a vedere. Metti alla prova le auto del futuro nelle nuove gare RS. Aggiungi la vetta e vincerai la BMW 3.0 CSL. Cazzo di fighe ste macchine. Sono arrivati le Lamborghini Miura. Qual è la Lamborghini Miura? Non ci sta qua. La Honda Integra Type R. La Mazda 6. La Mazda 6. Eccola qui. Ed altre ancora. Complimenti negli eventi speciali a tempo e sbloccare per primo. Abbiamo due fantastiche collezioni di adesivi, vabbè, hanno aggiunto un altro paio di adesivi, ok. Quindi ragazzi, super figa sta cosa. Voglio andare subito a vedere le macchine che hanno aggiunto, cioè questo episodio era iniziato con la cosa di andare a fare altri 4 gare, soltanto che ne abbiamo fatti due, più andiamo a vedere questo nuovo aggiornamento. Allora, classe D, vediamo le macchine che ho. Questo ce l'ho, ok, vai, me ne devo comprare parecchie, stanno 195 su 130 auto, che è una cosa incredibile. Comunque andiamo avanti, ah, questa qui già me la devo comprare, Honda S2000. Poi questa qui, Auto Elite, mamma che figata di macchina questa ragazzi. Cioè più o meno, non è bellissima però è abbastanza carina comunque. Ah, c'è, qui c'è anche la spiegazione delle auto d'elite. Le auto d'elite sono delle nuove macchine di alto livello con attributi migliorati. Sono il prodotto di modifiche precise e manutenzione costante. Ok, vabbè, comunque, queste auto classe D, l'ultima della classe D. Andiamo avanti, figa quella macchina. Avanti, avanti. Cazzo figa. Oddio. Che cazzo. Ah, c'era questa. Però fa schifo. Non mi piace quella macchina. Aferino, questa qui. Che cazzo di macchina è? È una AC 378 GT. Carina, quanto mi piacciono questi cerchioni, cioè non sono super fighi però. Poi c'è Toyota Supra. Andando avanti, cosa abbiamo più? Questa qui, ok, bla 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 bla. Mi devo comprare parecchie auto, guarda questa. Figa proprio, cioè scherzo. Davanti sembra una Porsche, dietro è una merda. Ok, andando avanti, questa sì, va bene, avanti, avanti. Questa qui fa schifo, non credo di comprarmi. Questa qua è bella, carina, questa la vorrei come auto cittadina perché è proprio figa. Holden Coupé 60, mai sentita prima. Ah, questa qua è la Lamborghini Stock, cioè guardate quanto è lunga, incredibile. E poi cosa abbiamo? Allora, queste ce l'ho, solite sempre, queste sono vecchissime. Bla 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 bla. Questa qui, Lamborghini Asterion, questa che hanno aggiunto, wow, non l'ho mai vista questa.
Guarda qui che design pazzesco. Ah, questi cerchioni poi sono fighi. Vediamo un po' il colore, perché ci sono. Oh, questa qua è bella. Questa no, 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 sì. Cambiata di colore. Ah, questa è proprio rossa poi. No, rossa non tanto, però sì, ci sta lo stesso. Gialla non ci sta. No, no, no. Gialla assolutamente no. Rossa ci può stare. Sì, va bene. Va bene, rossa. Poi andiamo avanti. Questa ce la faccio. Ok, vai, vai. Ah, questa Lamborghini Aventador. Sì, già c'era, l'avevo provata a prendere. Però non ci sono riuscito. Questa qui, che macchina è? Tipo sembra una macchina di uno squalo. Squalo proiettile, un siluro. Sbarro Alcador. Con un cane da corsa. 1.350.000 ragazzi, e siamo nella classe A. Poi questa qui hanno aggiunto, no, questa qua mi sembra che già c'era prima. Cerchioni fanno un po' pena però, guarda questa, che cerchioni giganti, ruote giganti mi piacciono. Poi questa è la mia preferita, questa, guardate quanto è bella, guarda, guarda, questa deve essere assolutamente nel mio garage. Me ne sono innamorato. La Camaro 2016, mamma quant'è bella. Ok, poi abbiamo Lamborghini, queste già ci stavano. Ok, passando avanti. Ah, comunque, per chi non lo sapesse, questa macchina dovrebbe esistere veramente. Non so per lo sterzo, comunque, cioè lo sterzo non so come fa a girare, comunque le ruote di questo genere già esistono. Ci hanno fatto le moto, tipo delle moto di un film, che sono molto fighe. Ok, poi andando avanti, NS, questa qui, McLaren, Gelatinevo, comunque 3.500.000 per sta cosetta qui, ma non li spendere mai. 3.500.000 per questa, vanno bene. 3.800.000, ma io ci spenderei assolutamente. Cioè, guarda qui poi le ruote, cosa, Michelin, mamma quant'è figa, però non l'avrei mai. Questa qui è stata aggiunta da in questo nuovo aggiornamento, e è proprio figa. Proviamoci a cambiare un po'. Ah, vediamo il cavallo. No, non mi piace. Questa no, 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 no. Questa più o meno ci può stare, dai. Comunque, resettiamo. Rosso con lo strisce nere, mi sa tanto di milanista. Io sono milanista, quindi sì, mi piace. 4 milioni! Sono finite. Comunque, queste qui erano le macchine super fighe, e vi ho fatto vedere anche cosa avevo nel mio garage, quindi spero che vi siano piaciute. Adesso, ok, va bene ragazzi, per questo video è tutto. Spero che questo aggiornamento vi sia piaciuto, perché è davvero figo. Ah, intanto qui ci sono anche altre macchine che non hanno ancora aggiunto nel negozio, tipo questa qui. No, l'hanno aggiunta questa. Questa mi sa che non l'hanno aggiunta nel negozio, cioè nel garage, là, sì, nel negozio. Sì, è proprio figa, più o meno, Lamborghini Miura, quella nuova che hanno aggiunto. Ok, quindi stavo dicendo, questo episodio si è tramutato in un episodio di aggiornamento. Vabbè, abbiamo fatto le prime due gare super veloci. Spero che vi siano piaciuti con questa musichetta che ho messo di sottofondo, perché è davvero difficile trovare delle canzoni belle, sempre ogni volta diverse, senza copyright. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate like, condividete il video e iscrivetevi se non l'avete ancora fatto. Noi ci vediamo nel prossimo episodio, e ciao a tutti!